Ciao ragazzi, che gabbie, bentornati su... Ok, mi sono ripreso. Volevo soltanto dirvi che oggi andremo a vedere tre giochi fantastici. Guardate, cioè, che razza di gioco è questo? E questo? Oppure questo? Mamma mia! Volete capirne di più? Bene ragazzi, lo vedremo a brevissimo. Ma prima di partire, voglio ringraziare lo sponsor di oggi, Lords Mobile! Uno strategico in tempo reale MMO dove possiamo costruire il nostro castello, espanderlo, potenziarlo e poi prendere le nostre truppe e mandarli in battaglia contro tutti i nemici del regno. Adesso guardate, sto attaccando questo tizio. Mannaggia te, guardate i miei arcieri, guardate come lo stiamo devastando, lo stiamo distruggendo, sono troppo belle le battaglie da guardare. Inoltre, una volta battuto, possiamo addirittura imprigionare i nostri nemici. Mi sa che non uscirai molto presto di lì. Possiamo addirittura giocare contro altri giocatori e diventare il padrone del nostro regno, conquistare altri regni, conquistare più regni o addirittura diventare l'imperatore e averli tutti. Cioè proprio il boss. Inoltre una cosa bella è che il gioco viene costantemente aggiornato e hanno aggiunto infatti da poco le truppe T5 fortissime. Guardate che bestie. E detto questo, ho un regalo per voi. Voglio regalarvi gratuitamente un item che varrebbe $200 in gioco. Andate in descrizione, scaricate il gioco e unitevi a più di 140 milioni di persone. E se quando scaricate il gioco utilizzate il mio codice promozionale che vedete ora a schermo, potete ottenere un premio gratuito di $200. Noi per il resto ci vediamo sul campo di battaglia. Il gioco si chiama Qualcosa nel mare e ora vi mostro un po' che succede. Il nostro aereo sta affondando, sta colando a picco, io sono qua in mezzo, no! Torre da babbo! Oh cavolo, va bene, niente. Dobbiamo prendere la nostra scialuppa e metterci subito in moto. Ok ragazzi, qua c'è qualcosa, forse le provi... Completami? Non so ragazzi, ho preso uno strano cavolfiore e devo completarlo. Ok, mi dicono che devo andare sott'acqua. Forse sott'acqua c'è qualcosa. Ragazzi, guardatemi! Sono sott'acqua, ci sono i relitti dell'aereo. Questo gioco è fantastico, davvero. Ok, ragazzi, completerò il cavolfiore. Vedo una luce qui, probabilmente è quello. Ok, ragazzi, andiamo da lui. Posso andare? Oh, cavolo, sto per affogare, torna su, sto affogando! Devo rimmergermi. Non ho molto tempo. Avevo visto un bagliore. L'ho trovato. Credete che ce la faremo? Ok, l'ho preso. Ora torna di sopra. È impossibile. Sono rinato. Oh, cos'è quello? C'è un tentacolone nero. Che cavolo era? Prendo questo. Si sta avvicinando. Oh cavolo. Mamma. Lasciami. Dobbiamo prendere questo. Ok, ce l'ho. Su. Wow. Boys, mi sta per prendere. Ah! Oh, cavolo. Oh, cacchio. Stiamo attentissimi a quelle che è. Ha anche il potere di killarmi. Dai, me ne manca solo una. Bestia. Stammi lontano, bestia. Devo solo prendere questo. Va bene. Mi ha lanciato dentro. Dai. Ok, mi sto vedendo la fine da un altro youtuber. Praticamente Cthulhu esce e tu l'ammazzi con l'artefatto. E in teoria, ad ecco, dopo sopravvivi e hai vinto. Bello comunque. Lui sarà glorioso. Wow. Carino, ma prossimo gioco. Ok, il secondo gioco di oggi parla di nani! Stammi lontano, gnomo! Il suo spirito non è più contenuto! È uscito il suo involucro! Ripara le candele e mandalo fuori dalle balle! Cavolo! C'è un gnomo in casa mia! Gnomo! Cosa ho fatto quella volta? L'abbiamo liberato! Ha ucciso tutti i miei criceti! Pino!
mi manchi un casino. Gianfrigo, tu non mi manchi, Gianfrigo. Eri sempre nel mio frigo. Allora, ragazzi, lo sento, è qui. Devo prendere, mi sa, tante candele. Guarda, lo sento, raga, lo sento. Devo prendere tutti i pezzi per rispedirlo. Ah! È qui! Porco schitto! Quanti? No, 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 no. Divento un nano. Divento un nano anch'io. Ogni volta che mi toccano divento più nano. Non voglio. Non voglio diventare uno stupido gnomo. Ah, anche lì. Aiuto, come li prendo tu? Ah, non guardarli. Gli gnomi non esistono. Gli gnomi non esistono. Ma statemi lontani. Mi fanno male. La più grande debolezza di uno gnomo è alzarlo. Quindi dobbiamo elevarlo all'altare e portarlo lì e sconfiggerlo così, perché un gnomo alto non può esistere. Gli gnomi sono tutti bassi. Quindi vi fregherò così. Vi farò diventare alti, così non sarete più gnomi. E quindi non mi smettere. Stammi lontano. Non ti voglio vedere. Non voglio diventare basso. Non voglio diventare basso. Ma quanti sei? Ah! È già troppo tardi. È già troppo tardi, ragazzi. Sono diventato troppo basso. È la fine. Tanto vale che muoio. Tanto vale che divento uno gnomo. Guardali, guardali. Che bulli! Che bulli che siete! Mi sono caduti addosso e mi hanno mangiato e sono diventato uno di loro. Ok, ragazzi, allora. No, questa volta non li guardo. Questa volta li metto sull'altare. Bam! Ok, ogni volta che li metto sull'altare. Oh, questa volta non mi lasciano! Oh santo! Oh santo cielo! Sono tantissimi! Sono tantissimi! Ok. Ne un altro! Mamma mia, li ho fatti arrabbiare! Guarda, hanno messo dei tavoli! Guarda in alto, il trucco! Il trucco è guardare in alto! No! No! Non mi avrete, non avrete la mia altitudine! Sì! Ne manca una. E l'ultima è qui. Guarda in alto. Dimostra di essere l'essere più superiore. Dimostra di essere un maschio alfa! Dimostra di essere un maschio alba. Non verrò gnommato. Ho la testa. Ho la testa. Andate, sono tantissimi. Non... devo abbassarmi. Devo abbassarmi. Per fortuna sono... ah! No! Mettilo. Sì. Ho spezzato la maledizione. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cacchio. Oh cavolo. Sì. Sì. Ragazzi, l'ho rispedito. Nella polvere, sotto il tappeto. Ma una cosa ancora non andava bene a casa Gabbiani. Ancora. Oh, 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 oh no, è lui. Cos'è? L'ho riconfinato nelle fiabe, esatto. Bellissimo. Prossimo gioco. Promesso nel canale di Gabby solo giochi seri. Il mio insegnante di matematica che si appende con la corda è un eroe. Un ottimo titolo che promette bene. Finalmente un gioco serio dove puoi sprintare, rubare una macchina, saltare, sparare. Insomma, molte più cose che su GTA. Oh, woohoo, ragazzi! Si inizia subito! Si inizia subito! Sbam! E Boldi è atterrato in città. Cosa farà? Subito una rapina. Subito prende a pu... Cioè, io ho cliccato il tasto per tirare un pugno e mi è apparsa una pubblicità. Siamo a questo livello? Aspettate, rubo una macchina! Quello si è scattato dietro! Ehi là, Boldi deve andare a fare la lezione! Oh, mi sta sparando! Oh, ma sto pazzo mi sta sparando! Ma sei un pazzo! Ok. Togliamo il copyright. Ok. Vediamo un po' che succede se investiamo sti tizi. Ehi, bellezza, vuoi un passaggio? Oh, devo ancora capire lo scopo di questo gioco. Ah, ok, raccogliere pubblicità. Bene. In teoria ho anche il potere di tirare un gancio. Quindi vediamo se... sì, funziona! Oh, ma già, sono Spider-Man! Sono pure Spider-Man! Ma cos'è sto gioco? Io voglio la pulizia. Guarda come mi tiro! Sono Spider-Man, Boldi Spider-Man. E mo son Gabby Cacchi che conquista i palazzi.
Sono sopra il tetto del mondo. C'è una mappa, posso controllare. Ok. Se voglio attaccare la base Forza Incubo. Forza Incubo. Let's go. Sbemiti. E prima gli prendo a calci. Gli ho tirato un calcio e l'ho portata su un altro pianeta. E ora mi appendo a te. Aspetta che mi devo prendere a quella macchina. Se io miro a quella macchina e mi appendo, la posso prendere con il lazzo. Vieni da me, voglio la tua panda. Vieni da me, posso rubare la tua panda. Allora vado io da te, entro per sempre, ti sbutto via. Porca trotta, torna indietro. Io sono Boldi, tu non sai chi sono. Ti ho detto di tornare, ti ho detto di tornare. Come osi? Spam, supercorso. You drained your stamina. Watch the ads to refill it immediately. No ragazzi, questo gioco è stato creato per rubare soldi ai bimbi. Woohoo. Let's go. Oh, io ho fatto lo scalpo a quello. Boldi deve andare a scuola. Boldi deve andare. Ma se esco dalla mappa che succede? Vediamo un po'. Oh porco schitto. Ma c'erano. Oh. Boldi, sei ancora vivo? Ok, Boldi sa nuotare per fortuna. Torniamo a casa. Ok, mi sono rotto i gabbisisi. Oh, prossimo gioco. Ok, l'ultimo gioco di oggi è un altro tipo PlayStation 1. Testi Ramen si chiama. Ricordati, se fai casino, arriva il vicino. In poche parole. Va bene. Premi esc se puoi uscire. Grazie. Ok, la grafica è carina. Molto schermo in 4 terzi, cavolo. C'è una chiave qui. Ah, credo che devo inserirle tutte qui. Ok, per uscire devo trovare tutte le chiavi a quanto pare. Oh, c'è qualcuno. Ho visto qualcuno. Oh cavolo, c'era qualcuno davvero. Fammi vedere. Orco schitto. Oh no. Sento qualcuno. Sento qualcuno. Oh no no no. Il ramen io me lo mangio di solito. Ma se venisse io mangiato dal ramen. Oh, l'ho visto. Ma una ciotola di ramen che cammina. Oh, non mi ha visto, non mi ha visto. Vai, 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 vai. Ragazzi, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Veloci, veloci, veloci. Ah, mi ha visto. Wow, wow, wow. No, 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 no. Mi vuole mangiare. In Soviet Russia, you don't eat the ramen. The ramen is you. Ah, cavolo. Cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. No, no, no. Dai, quasi fatto, quasi fatto. Me ne mancano pochissime. Me ne mancano stra poche. E possiamo andare. Queste qua non sono di una marca buona. No. Nani. Aia. Ok ragazzi, ho un'idea. Mettiamo tutte le chiavi qua. Le portiamo tutte. Ok. Prendiamo tutte le chiavi della mappa. E poi li mettiamo tutte di fila. That is the tactic. Ok, l'ho messa. Non fare il tocchi. No, mi ha quasi visto, mi ha quasi visto. Ok, ok, ok. Ah! Vabbè ragazzi, ho capito. Devo metterle tutte. Solo una! Solo una! Raga, ce l'abbiamo fatta! Mi è venuta stravoglia di ramen. Oh cacchio, dai, solo una, non puoi uccidermi ora. Eccola qua! We got it! Sì, ce l'ho fatta, sono scappato! Ehi, ma questo è il boss, anche qua c'è il manager. Ah ah, ce l'hai fatta, impressionante. Spero che ti sia piaciuto questo piccolo demo. Però se vuoi vedere, ok, okay. Bene ragazzi, questo penso sia tutto per tre giochi a caso. Spero che il video vi sia piaciuto. Ne abbiamo trovati alcuni di veramente carini quest'oggi. Mi è piaciuto molto quello dei nani. Anche questo era carino. E quello iniziale, quello di Boldi, ma è il più bello. Beh, fatemi sapere qual è stato il vostro gioco preferito. Io vi ringrazio per la visione, lasciate un like se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!